Gesù disse: cercate, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, chiederti sarà dato, parla come colui che ha fatto l'orecchio, lui asciugherà ogni tua lacrima, lui ti libererà da ogni oppressione, da ogni fobia, da ogni paura di questa vita. Lui è la pace certa, è la vera pace, è la vera luce, è il vero amore. Alleluia. Cerca la verità, leggi la Bibbia, perché domani appartiene a me, dice il Signore, non a te. Quindi oggi, se odi queste parole, non indurare il tuo cuore. Oggi è il tempo favorevole, è un tempo di grazia, approfittale, perché questa grazia si sta per chiudere. Sono gli ultimi tempi della pazienza di Dio. Dio è paziente verso di te stamattina, lui ti ama. Dice il Signore che negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito su tutta l'umanità, sopra ogni carne. Noi siamo carne di peccato, caro amico, noi siamo destinati alla morte, lo sai? Tu non vivrai in eterno, e dopo questa vita, se non è Gesù, andrà all'inferno, ma Dio ti vuole salvare stamattina. Dio ti vuole salvare stamattina, Gesù è salvatore. La tua vita è in pericolo senza Gesù Cristo, ti stiamo dando l'allarme, siamo delle sentinelle stamattina in questo luogo, stiamo avvertendoti che Dio ti ama, che tu sarai responsabile davanti a Dio, tu sarai responsabile. Dio ti sta dando la possibilità di accettare Gesù Cristo come suo salvatore. Lui è il Redentore, l'amore, lui ti ama, Gesù ti va bene, ha versato il sangue per te, gli hanno forato le mani, i piedi per te, che mistero, che amore. Gli hanno messo una crona di spine in testa, gli hanno sputato in faccia, l'hanno flagellato, l'hanno massacrato per te. Non ne fare poca stima, questo mistero è grande. Gloria a Dio, l'Iddio onnipotente, l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio che apri il mare a Mosè, è qui stamattina, sta parlando alla tua vita. Io ti amo, dice il Signore, non mi resistere. Io voglio entrare nel tuo cuore stamattina. Io sono il Signore, Dio tuo. Alleluia. Sono io che ti ho fatto, dice il Signore. Ogni cosa è mia sotto i cieli. Mia è il mare, mia è la terra, mia sono le montagne, gli uomini, le bestie. Ogni cosa è mia, dice il Signore. Tu rimarrai solo, devi lasciare case, palazzi, beni materiali. Nudo sei venuto, è nudo lasciare questa vita. E se non è Gesù come salvatore andrà all'inferno, ma Dio ti vuole salvare stamattina. Quindi fai pace con Gesù, fate pace con Gesù, fate pace con Gesù prima che sia tardi. Amen. Perché tutto è vanità, caro amico, la tua vita è come un vapore nel tempo, poi finirà, è come una fumata di sigaretta, la sigaretta dura 3 minuti, la vita nostra dura 60, 70, tutta poi fornisce, ma fu saldo, dobbiamo fare il saldo con il Signore. Amen. Caro amico, quindi fai presto, i tempi sono maturi, Gesù sta per ritornare. Prima che egli venga, fai pace con Gesù. Amen. Alleluia. Gesù Cristo è tanto grande che non ce n'è un altro come lui. Io sono la via, disse Gesù, l'unica via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Lui è l'unico mediatore, è il vero avvocato tra l'uomo e Dio. Quindi preparati a incontrare Dio, caro amico. Dio ti ama, lui ti vuole salvare. E leggi il Vangelo, leggi la Bibbia. Fate presto. Fate presto. Sono tempi di refrigerio. Salvatevi da questa perversa generazione. Gloria a Dio, ci dobbiamo salvare. Quindi salvatevi, Gesù è salvatore, vuole dire che la tua vita è in pericolo senza Gesù Cristo. Dove passerai l'eternità? Ce l'hai la risposta, dove passerai l'eternità? Dopo questa vita ci sarà l'eternità, l'ha detto Gesù Cristo. Lui ti ama, lui ti vuole salvare stamattina. Dio ti benedica, ti dia la pace, Maddaloni, commerciante. Scusate se vi abbiamo un po' importunato, scusateci. Ma era necessario che noi vi parlavamo, siamo come delle sentinelle, vi stiamo avvertendo, sta venendo il nemico è Satana che vi distrugge, vuole distruggere l'umanità, vi distrugge, ruba, ammazza, ma Gesù è potente da liberarci dal suo potere. Quindi esci dal buio di questa vita, esci dalle tenebre, vieni alla luce del Vangelo. Dio è luce, fatti illuminare stamattina, Dio ti ama.
Dio ti ama, lo Spirito Santo è qui, sta soffiando sulla tua vita stamattina. Egli soffia sui popoli, sulle ossa secche. Alleluia. Gloria a Gesù.